Buongiorno, buongiorno ai nostri amici in visione all'ascolto di questa puntata di SOS Coronavirus, la regione in emergenza, uno spazio di approfondimento giornalistico curato dall'ufficio stampa della giunta regionale. Buongiorno, buongiorno alla dottoressa Monica Ventura, che è una psicologa, anche esperta di psicologia di emergenza. Chiaramente parliamo di coronavirus, di implicazioni psicologiche da coronavirus. Ecco, come si gestisce questo stress, dottoressa? Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per averci contattato. Dunque, introduciamo direttamente il discorso del coronavirus, il discorso della pandemia. Chiaramente non è non abbiamo moltissimo materiale in mano perché è un'esperienza assolutamente nuova, non solo a livello regionale, ma a livello intercontinentale. Per cui ci rifacciamo un pochino a quelle che sono le varie pubblicazioni sulla SARS e su altre malattie che ci sono state in precedenza. Chiaramente il bacino di utenza è enorme, per cui stiamo facendo delle indagini in questo momento per cercare di rilevare quelle che sono le specificità appunto di una reclusione, tra virgolette, così lunga e così massiva. Abbiamo creato dei test, un test nello specifico che stiamo facendo girare a livello regionale, dove facciamo proprio una rilevazione di quelle che sono le necessità della popolazione. Questo è stato fatto con l'Ordine degli Psicologi d'Abruzzo e in collaborazione con un'associazione di psicologia dell'emergenza che mi pregio di rappresentare, si chiama PEA, Psicologia Emergenza Abruzzo, e tramite questo questionario, non è un test, è un questionario anonimo, noi possiamo rilevare quelle che sono le tendenze appunto delle persone. Un dato che è uscito fuori in questo momento è sicuramente una grossissima ansia, una grossissima preoccupazione per quello che è il mondo del virus e dei batteri, per cui una iperattenzione a quella che è la pulizia, a quella che è l'igiene della casa, a tratti anche eccessiva. A tratti anche eccessiva. In questo momento questo atteggiamento sicuramente è positivo, sicuramente ci tutela. L'importante è che non iniziamo a vedere l'altro come se fosse un problema per la nostra vita e per la vita dei nostri cari, perché insomma, nel momento in cui torneremo alla normalità, chiaramente questi aspetti li dovremo ridimensionare, non sarà proprio semplice, perché una volta che la nostra mente è andata oltre, riportarla a uno status quo ante non è molto semplice. Chiaramente, come mi dici. Sì, come mi Sì, io diceva lei. dicevo, ecco, abbiamo introdotto il problema dello stress, ma chiaramente collegato a questo c'è anche diciamo, il problema della la gestione della paura, perché poi c'è la paura di qualcosa, nei confronti di qualcosa che non si conosce, in effetti, quelle che possono essere le evoluzioni del Sì. coronavirus. Effettivamente è vero perché abbiamo tantissime persone che sono vittima proprio della paura e questa paura porta anche ad un abbassamento del sistema immunitario. Questo non è positivo in questo momento, per cui sicuramente rimanere con i piedi per terra è uno degli atteggiamenti che ci consente di proteggerci anche dall'abbassamento delle difese immunitarie. Rimanere con i piedi per terra significa a volte anche spegnere la televisione o ridurre le informazioni che riguardano questo Ecco, virus. a tal proposito, infatti ha preceduto quella che poi sarebbe stata la mia domanda, e chiaramente siamo travolti anche da questa pandemia informativa, no? E questo, ecco, anche attraverso i social, questo quanto può aiutare e quanto può invece penalizzare in questa situazione? Beh, in questo momento io consiglierei, siccome ognuno di noi sta facendo il suo, per cui stiamo riducendo le uscite, stiamo riducendo i contatti sociali con le persone, ci stiamo proteggendo, ci stiamo mettendo in sicurezza, sicuramente tenere acceso anche il televisore ed essere soggetti di altre violenze, il televisore, come insomma fare un ipercontrollo dei dati, del numero dei decessi, dei malati, potrebbe essere eccessivo, potrebbe condizionare ancora di più il nostro stato di benessere. Per cui la cosa che ritengo opportuna in questo momento è che ognuno di noi faccia il suo, tenendosi informati il giusto, ma senza mantenere un controllo ossessivo su quelli che sono i dati, che poi insomma il nostro interesse è veramente minimo, se non un atteggiamento voyeuristico, insomma. Ecco, chiaramente quello che stiamo vivendo è una situazione, diciamo, surreale, no? E, chiaramente nessuno se lo sarebbe mai aspettato, quindi una situazione che ci porta all'autoisolamento, all'isolamento sociale. Che strascichi potrà lasciare, per il futuro, per l'immediato futuro?
Dunque, non è semplice percepirlo, non è semplice. Come le dicevo, abbiamo attuato questo questionario e chiaramente noi ci aspettiamo di notare delle maggiori vulnerabilità in quelle che sono le fasce già vulnerabili. Per cui ragazzi affetti da disabilità, persone disabili, anziani, persone che non hanno un lavoro fisso, per cui sicuramente il problema più grande adesso che preoccupa moltissime persone è proprio l'assenza di lavoro, i liberi professionisti, le persone che hanno delle attività commerciali. Quindi quello che ci aspettiamo in un futuro è sicuramente un innalzamento del livello di stress e anche probabilmente di poca tolleranza a quelle che possono essere le attese date appunto dalla regione e dagli organi istituzionali per avere delle risposte appunto riguardo il lavoro, perché la paura è proprio la perdita di della possibilità di provvedere Sì, alla propria diciamo che famiglia. lei ha introdotto un doppio fronte, nel senso che c'è un problema di carattere psicologico legato alla salute, al rischio, no, collegato a questa epidemia, e poi un problema invece sociale, economico, collegato al rischio di perdere il posto di lavoro, di perdere di opportunità. Sì, assolutamente è vero perché inizialmente chiaramente la paura ci porta ad essere chiusi ed accettare tutte quelle che sono le direttive regionali. Con l'andare del tempo chiaramente si fa i conti con quelle che sono le difficoltà economiche di una famiglia, anche perché abbiamo riscontrato che i bambini all'interno di casa mangiano continuamente, quindi passano tanto tempo a mangiare, a fare ricette e tutto quanto, e questa cosa chiaramente può influire ancora di più su quelle che sono le necessità di una famiglia proprio alimentare, che si trova a far fronte a delle difficoltà oggettive. Ecco, invece vogliamo chiudere questo nostro incontro, magari dando anche una ventata di ottimismo. Ecco, questo stato di cose, questo stop forzato, questa clausura, no? Forzata, magari ci sta facendo riscoprire cose che avevamo dimenticato, che avevamo trascurato, no? Sì. Infatti è stato proprio pubblicato oggi un articolo sulla nostra pagina Facebook Psicologia Emergenza Abruzzo, dove proprio si parla di tropismo. Il tropismo è un termine che abbiamo un po' rubato dalla natura perché è il modo che hanno le foglie di una corolla di un albero di non sovrapporsi, facendo in modo che i raggi del sole passino sia attraverso le foglie che sono nella parte esterna e superiore, ma anche all'interno della corolla. Quindi, grazie a questo termine, rubato un pochino, possiamo comprendere come effettivamente il nostro equilibrio condiziona anche l'equilibrio del nostro vicino. Probabilmente ci stiamo rendendo conto che stiamo facendo parte, che facciamo parte di uno stesso sistema che è il sistema umano, per cui è inutile portare avanti il nostro ego, ma è importante portare avanti il benessere di una società, perché se io sto male, stanno male tutti, se io sto bene, magari posso aiutare gli altri a migliorare il loro stato di salute. Per cui sicuramente gli insegnamenti in questo adesso sono tantissimi, tantissimi sono i messaggi di positività, grazie alle associazioni di clown tipo Will Clown, grazie ai colleghi che si danno da fare, lavoretti per i bambini, si recupera uno stato di benessere intrafamiliare che magari avevamo perso, si recupera il bello di stare sul divano a leggere un libro, si recupera il bello di poter non fare niente. Quindi tante cose positive che spero poi faranno parte del nostro background ogni volta che ripenseremo a questo momento, una volta usciti fuori. Bene, grazie dottoressa. Io non l'ho ricordato all'inizio, ma ecco, volevo ricordarlo adesso. Lei fa parte della task force della Regione Abruzzo per la gestione dell'emergenza, ovviamente per quello che sono le sue competenze. Quindi torneremo a parlare con lei, a confrontarci anche magari alla luce di quello che verrà fuori da questi test, da questi questionari che stanno girando in regione. Va bene, Va la bene. ringrazio tante, le auguro buon lavoro. Grazie anche a lei. Alla prossima Grazie. puntata. Buongiorno.